Bene, buonasera, bentornati qui a Radio Caffè Criminale. È una trasmissione che ormai conoscete, sapete come funziona. Naturalmente il programma si intitola Giallo Criminale. Stasera, come ormai di consueto, il venerdì sera in modo particolare, abbiamo degli ospiti eccezionali. Stasera parleremo anche di un argomento molto delicato, anche in questo caso molto scivoloso. Parleremo di giustizia. E chi meglio di un professore, docente come Eraldo Stefani, che io l'ho definito il Perry Mason della situazione, può parlarci di giustizia in Italia. Parleremo appunto degli aspetti, se è una giustizia che va riformata, se necessita una riforma, se occorre, come dire, rimettere un po' mano a questa situazione qui. Poi avremo anche l'avvocato Pardo Cellini, che dovrebbe essere in linea, però mi dicono che è in viaggio, quindi probabilmente si collegherà a momenti. Bene, allora io inizierei con i saluti al professor Eraldo Stefani. Buonasera Eraldo, come stai? Buonasera, tutto bene, procede. Bene. Allora, dunque, come dicevo appunto al pubblico che ci sta ascoltando, stasera sono in tanti, la trasmissione che è iniziata, come dire, in sordina, ma poi è esplosa veramente, abbiamo un pubblico che ci segue da ormai, sono affezionati, seguono i problemi di giustizia perché probabilmente è un argomento molto sentito. Bene, allora prima di iniziare, come dire, a entrare veramente nel vivo della trasmissione, io partirei con un piccolo contributo che bisogna spieghi leggermente. Si tratta del un pezzo del brano di un famosissimo film di Alberto Sordi, che era Un cittadino in attesa di giudizio. E in pratica succede questo: Alberto Sordi era un cittadino che va all'estero e viene insieme alla moglie svedese e ai figli in Italia per passare un periodo di vacanza. Quindi arriva al confine, presenta i documenti, poi all'improvviso controllano i documenti e fermano Alberto Sordi e lo arrestano. Praticamente succede questo, che la famiglia rimane divisa, senza Alberto Sordi non riesce a sapere cosa gli è capitato. Sentiamo un brano e poi rientriamo in studio. Bene, ecco qui il contributo. Avanti! Carissimo, sono l'avvocato Giordana. Non ho ancora avuto il piacere di incontrarla, ma sono certo che la signora Ingrid le avrà scritto quanto io mi sia prodigato. Sì. Ho preso a cuore il suo caso fin dall'inizio, ma avrei potuto fare ben poco senza la solerzia e la comprensione del signor giudice, grazie al quale siamo finalmente arrivati alle conclusioni. Lasci perdere, avvocato, non è il caso. No, no. Io voglio che il mio cliente sappia che il signor giudice ha perfino rimandato di qualche giorno la partenza per le vacanze per seguire personalmente l'iter della pratica. Che è durata un po' troppo e in parte anche per colpa sua, signor Di Noi. S'accomodi, prego. Grazie. Allora, vogliamo procedere così chiudiamo? Dunque, cognome? Dica il suo cognome. Di Noi. Nome? Giuseppe. Nato a? Tivoli. Il? 15-6-1924. Presidente? Norrköping. Lo sa come si scrive, cancelliere? E come no? Lasci perdere l'indirizzo. Allora, professione geometra, militato, eccetera, eccetera. E veniamo ai fatti. Lei è un uomo fortunato, perché nelle more dell'istruttorio la commissione d'inchiesta ha concluso i suoi lavori. Il crollo è stato causato da dei fenomeni di bradisismo. Bradisismo? Degli strati inferiori. Come a Pozzuoli, lo stesso tipo di crollo. Quale crollo? Il crollo del viadotto. Che viadotto? Al chilometro 57 della superstrada Matera-Battipaglia. È crollato. Quando? Avvocato? Comodo. Cerca di stare calmo e di rispondere con esattezza alle domande che ti farà il giudice. Allora Di Noi. Dunque, lei ricorda che nel 1962 era dipendente dell'impresa Battistoni in qualità di assistente, esatto? Sì, signore. E che nello stesso periodo l'impresa Battistoni era impegnata nella costruzione della superstrada Battipaglia-Matera, esatto? Sì, signore. Come mai non ricorda che il 6-11-1970 è crollato il viadotto al chilometro 57? Perché non l'ho mai saputo. Io vivo in Svezia dal 1963. Vede, professore, teoricamente non dovrei neppure procedere, perché non conosce i motivi della sua incriminazione. Sentimi bene, Di Noi. Appena arrivato alla frontiera ti hanno arrestato. Ma cosa ti hanno detto quando ti hanno arrestato?
Però sarebbe stato suo diritto e suo dovere chiedere copia del mandato di cattura. Io l'ho chiesto. E che cosa le hanno comunicato? Che avevo ammazzato un tedesco. Bravo. Franz Kaltbrunner. Bravissimo. Vede come ricorda? Ma io non l'ho ammazzato. Lasci stare. Lei non ha ammazzato il tedesco. E chi l'ha ammazzato? Nessuno. È morto da solo. Si trovava a passare con la sua Volkswagen sul viadotto al momento dello smottamento. Ma allora scusate, se non ha fatto niente, se non ha alcuna responsabilità, se non ha ammazzato nessuno, mi sapete dire perché l'hanno arrestato? Perché m'hanno arrestato? Perché? In certi casi i giudici istruttori, sotto la pressione dell'opinione pubblica, sono costretti a spiccare dei mandati di cattura, a prendere dei provvedimenti, come dire, forse un po' eccessivi. Avvocato, non ho bisogno di essere giustificato da nessuno. Allora, stendiamo questo verbale. L'imputato di noi Giuseppe fu Vincenzo, è assolto in istruttoria per l'imputazione del crollo del viadotto e di omicidio colposo per la morte del cittadino di nazionalità tedesca Franz Kaltenbrunner e può essere posto in libertà immediatamente a meno che non debba essere trattenuto per altri motivi. Faccia leggere il dispositivo all'imputato, pardon, al di noi, e se conferma, che firmi e così può andare. Bene, rientriamo in studio. Il brano introduttivo è servito per dare, come dire, un accenno a quello che potrebbe essere, a quello che potrebbe capitare ad ognuno di noi, perché spesso ne parliamo della giustizia sentendola come una cosa lontana. Lontana fino a quando non ci tocca da vicino. Quindi ora il brano che si riferisce appunto a questo film di Alberto Sordi è un brano molto datato, quindi automaticamente stiamo parlando anche di una giustizia, anche quella datata. E le cose sono cambiate, alcune in meglio, altre in peggio. Ora ecco, noi abbiamo il professor Eraldo Stefani. Ecco, Eraldo, secondo un tuo punto di vista, la giustizia necessita allo stato attuale adesso di una riforma, di un qualcosa, come dire, una miglioria che tu possa dirci? Beh, io sono avvocato da 42 anni e quindi ho una certa esperienza, ma ne voglio fare altra, questo non c'è dubbio. In questo momento storico la giustizia è, diciamo, ha un basso consenso da parte dei cittadini e direi come avvocato che purtroppo vi sono stati dei cambiamenti non positivi, anche perché un po' la mediaticità che certi processi hanno portato. Il cittadino ha un basso consenso nei confronti della giurisdizione e della giustizia perché ha paura, perché non crede alla giurisdizione. Ma che cosa dipende questo? Dipende dal fatto che il processo penale ha delle regole ben precise e il nostro processo penale, che è entrato in vigore il 24 ottobre 89, ha delle regole estremamente interessanti. È un processo, per me che faccio l'avvocato, è un processo ottimo, se non che ci sono degli aspetti che toccano i magistrati, in primo luogo, che sono i giudici, che sono coloro che naturalmente poi dirigono l'aula di giustizia. Certo. E purtroppo avvengono delle cose che non sono sicuramente positive. Penso ai processi mediatici, nei quali con una velocità estrema fin dai primi momenti dell'indagine e indaga per l'accertamento dei fatti e la verità. Ecco, c'è una sorta di spettacolarizzazione del processo penale. Non c'è dubbio, ed è negativa questo aspetto che tocca la mediaticità, perché nei primi momenti dell'evento, quando avviene il fatto, che poi spesso è un fatto reato, aleggia un virus dell'errore. E se in quei primi momenti si indaga male da parte della Procura Repubblica, questo virus, che non viene debellato, si allarga, si propaga e non si arresta. Questo porta all'errore giudiziario. Oggi si producono numerosi errori giudiziari nelle prime fasi dell'indagine per non aver debellato quel virus dell'errore. Si va avanti portandoselo appresso e quindi dopo il processo di primo grado, frutto di questo errore, si passa all'appello e poi anche alla Cassazione.
questo è sconcertante. Quindi e quindi mette in moto il meccanismo della revisione per forza di cose. Quindi un reverbero dell'errore, mi stai parlando di questo, cioè un errore che si propaga e si moltiplica come una palla di neve sul declivio della montagna. Mi pare di aver afferrato questo fra le pieghe del tuo ragionamento, Eraldo. Non c'è dubbio, il giudice deve accogliere il supporto investigativo e probatorio dell'avvocato con quello come accoglie il supporto investigativo e probatorio del pubblico ministero e soppesarlo, perché è in questo momento che il giudice fa giustizia nella sua posizione di terzietà, quando vede le due parti che portano il contributo investigativo e probatorio. Il ministero porta il suo, l'avvocato il suo. Se non c'è questa presenza però dell'avvocato che fa il percorso investigativo e probatorio, naturalmente il giudice si rapporta solo al pubblico ministero e qui nasce l'errore perché manca il contraddittore di questo percorso, certo, investigativo, che è l'avvocato. Quindi diremmo un processo monco, quindi un processo con una gamba sola in realtà, perché nel momento in cui il giudice non ha un ventaglio di situazioni tali da poter giudicare in scienza e coscienza, ed è costretto, deve per forza limitarsi soltanto con le operazioni che ha fatto il pubblico ministero. Però c'è da dire una cosa, caro Raudo, e questo chiedo conforto alla tua professione. Non ti pare che, nonostante il nuovo codice di procedura penale, quello che ha abbandonato il vecchio codice Rocco, che ha istituito il codice Vassalli, è attualmente, per quanto riguarda le indagini, un po' ancora oggi squilibrato più verso l'accusa e meno verso la difesa? Io penso che la figura dell'avvocato è estremamente importante per evitare che si verifichi questa criticità di cui parli. L'avvocato deve essere un avvocato attivo, un avvocato in piedi, un avvocato che investiga al pari del pubblico ministero utilizzando il supporto dell'investigatore privato, quale proprio un ausiliario e soggetto presente nella fase investigativa dell'avvocato. E soltanto con questa presenza attiva, che purtroppo non è entrata a far parte del patrimonio culturale dell'avvocato. Diciamo questo, che a 30 anni di distanza dal 24 ottobre 89 ancora questo avvocato dell'indagine non è presente nel processo, e allora il giudice, facendo riferimento soltanto al pubblico ministero, incorre facilmente nell'errore. Quindi ancora Cicerone, non ancora Perry Mason, questo è che stiamo dicendo, mi pare, no? Sì, il Perry Mason è una figura estremamente interessante che ci riporta a quei film televisivi. Il Perry Mason del processo penale nuovo è l'avvocato che investiga con l'investigatore privato, con i propri consulenti, fa un percorso, individua e raccoglie fonti di prove testimoniali, fa sopralluoghi sul luogo dell'evento, sul luogo del delitto, fa un percorso che naturalmente costituisce quel prodotto, quel patrimonio investigativo e probatorio che, portato a conoscenza del giudice unitamente a quello del pubblico ministero, può produrre la terzietà del giudice immediata e evitare, scongiurare l'errore. Si fanno errori, se si pensa al DNA, che è la cosiddetta prova regina, si vede che non ci siamo proprio, perché non è la prova regina. E poi ne parliamo magari in seguito. Sì, no, è vero. Io ti seguo, sto seguendo il tuo ragionamento con massimo attenzione, perché stiamo parlando di un campo che è apparentemente nuovo per i più, perché spesso mi trovo io a parlare con della gente e ancora oggi non sanno bene la figura dell'investigatore, non sanno che l'avvocato può fare le stesse identiche indagini che fa il pubblico ministero. E la cosa buffa che, non sapendolo, non hanno digerito questa cosa qui, perché è importante che la gente, il pubblico, il cittadino qualsiasi si renda conto, perché, come ho detto all'inizio della trasmissione, siamo tutti distanti dalla giustizia fino a quando la giustizia non ci tocca, ma se la giustizia, siccome la giustizia tocca a volte anche non perché siamo noi rei capaci di fare delle cose da non fare, ma perché magari ci trascinano certe situazioni e dobbiamo saperci difendere, perché l'errore, hai detto, ecco una cosa che mi piace molto ricordare anche agli amici parlando, è una tua frase, caro Eraldo, quando dici che il fantasma dell'errore giudiziario si aggira per le aule di giustizia. Questa è la cosa che mi ha colpito molto, quindi
Ora aspetta, mi dicono forse c'è Pardo. Non ancora, no, non ancora, non c'è ancora, sta viaggiando. Ecco, un particolare, Eraldo. Lo scontro che c'è fra scontro naturalmente verbale che esiste fra il pubblico ministero e l'avvocato difensore è come dire, il pubblico ministero si è abituato all'idea che voi avvocati avete questa possibilità di indagare? Assolutamente no. Il pubblico ministero, che nella fase delle indagini preliminari è il dominus, il soggetto naturalmente che ha in mano l'indagine dal momento dell'accadimento del fatto, non sembra gradire la presenza del difensore. Questo lo dico la mia esperienza professionale, e in realtà sbaglia, perché trovandosi l'avvocato che porta un suo contributo investigativo e probatorio, in primo luogo lo porta proprio a lui e lui ne può tener conto e confrontarlo su quello che è il percorso investigativo che fa lui stesso, non rischia, ma anzi quello che ne viene fuori è un contributo importante per fare giustizia. Questa assenza dell'avvocato provoca ingiustizia, non provoca giustizia. Certo, perché voglio dire, dal momento in cui un avvocato è come dire, un processo è, come ho detto prima, zoppo, e lo stesso giudice è costretto, come dire, a giudicare soltanto con le prove che ha trovato il pubblico ministero e non ha la possibilità di essere, come dire, equidistante. A parte qui ho usato questo aggettivo, questo termine equidistante un po', come dire, forse in maniera esagerata, perché in realtà l'equidistanza dovrebbe esserci fra il pubblico ministero e il giudice, richiederebbe un ragionamento a parte, immagino. Dunque, qui mi dicono che deve partire un brano musicale, perché poi probabilmente abbiamo il Pardo che entra, che sta arrivando. Quindi mando un brano musicale e, guarda caso, mando un brano di De André che si riferisce appunto a un detenuto in carcere, Don Raffaè. Bene, allora abbiamo leggermente sfumato questa canzone perché è lunga, 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 noi abbiamo tante cose da dirci, da raccontarci, da spiegare. E do il benvenuto all'avvocato Pardo Celdini. Buonasera Pardo, benvenuto qui tra noi a Radio Caffè Criminale, a Giallo Criminale. Buonasera Davide, grazie dell'invito e buonasera a tutti i radioascoltatori. Bene, noi abbiamo iniziato perché tu nel frattempo eri in viaggio, quindi abbiamo informato il pubblico che saresti arrivato per i momenti e sei arrivato. Bene, l'argomento, tu lo sai, è la giustizia. Abbiamo iniziato a parlare con il professor Eraldo Stefani dei problemi della giustizia, se ci sono problemi, se la giustizia va riformata, se occorre una riforma. Ora, tu Pardo, tu sei anche un avvocato che vivi da una vita in mezzo alla giustizia, in mezzo a giudici, magistrati di tutti i tipi. Io rivolgo anche a te la stessa domanda. Attualmente, secondo un tuo punto di vista, soprattutto in base alla tua professione, pensi che la giustizia abbia bisogno attualmente qualche ritocco, qualche aggiustatina? A mio parere, senz'altro un intervento da parte del legislatore è necessario sotto tanti profili. Il primo fra tutti, entro subito a gamba tesa, come si dice in questo argomento, il primo fra tutti, secondo me, è il problema del libero convincimento del giudice, perché è quello che purtroppo conduce spesso, insieme ad altri elementi ovviamente, però conduce spesso agli errori giudiziari, perché è vero che è sicuramente una conquista della civiltà giuridica il libero convincimento del giudice, però deve essere in qualche maniera limitato, con dei paletti severi, con l'obbligo motivazionale che è imposto sì dal nostro legislatore, però di fatto noi tutti che facciamo questo lavoro vediamo che purtroppo spesso viene superato con semplici richiami magari a ordinanze o altri provvedimenti precedenti o interinali nel processo. Quindi il problema è un problema serio, perché il libero convincimento del giudice non può mai arrivare all'arbitrio, perché altrimenti è impossibile una difesa, così come diventa impossibile a mio parere, così come diventa possibile a mio parere anche l'accusa, di sviluppare un'accusa strutturata e seria anche in sede di appello, per esempio, no? Quindi certo, sì. Certo, sì, anche se d'accordo.
Sì, sì, no, richiede sicuramente una revisione complessiva, un modo anche, un modo. No, se poi, scusa se... Anzi, certo, certo. Inserisco che l'argomento è ghiotto, capito? Di fatto mi consente di dire delle cose e spero di condividere un pensiero con voi che io ho fatto anche in questi giorni. Quando si fa riferimento all'articolo 101, al secondo comma, dove si dice che il giudice è soggetto solo alla legge, non ci si riferisce evidentemente, parlo della Costituzione nostra, no? Sì. Non ci si riferisce evidentemente al singolo giudice, ci si riferisce alla magistratura nella sua integrità. Perché questo? Perché se ogni giudice fa un ragionamento e proprio, autonomo, e si distanzia da quello che è il trend della Corte Costituzionale che della giurisprudenza e legittimità, quindi della Corte di Cassazione, evidentemente diventa impossibile difendere chiunque, perché il giudice, se sente la necessità di interpretare una norma a modo suo, comunque distanziandosi da quello che è l'orientamento della giurisprudenza, evidentemente questo rende tutto molto complicato e difficile, anche se poi motiva, perché ricordiamoci che le chiavi della Corte Costituzionale ce l'hanno solo i magistrati, quindi noi non possiamo come avvocati a dire la Corte Costituzionale, evidente, no? Quindi il principio è un principio solido, cioè bisogna che ognuno faccia il suo lavoro e tutti dobbiamo fare riferimento a quello che è la giurisprudenza, quindi questo è fondamentale, quindi quella che è l'interpretazione da applicare alla norma che poi viene utilizzata dal giudice per condannare o per assolvere deve essere una giurisprudenza che è omologata in tutta l'Italia, quindi non si devono trovare dei tribunali che decidono in un modo e dei tribunali che decidono in un altro. Noi spesso lo vediamo. Sì, è un problema serio questo, è un problema serissimo. Guarda, so cosa ne pensa Eraldo. Ecco, sì, io lancio la palla a Eraldo. Eraldo, tu hai seguito il ragionamento del tuo collega Pardo Celdini. Che ne pensi? Allora, io condivido questo che ha detto Pardo Cellini, perché in effetti non l'abbiamo toccato prima questo argomento. Il libero convincimento del giudice non deve giungere all'arbitrio. E ha detto una cosa estremamente interessante. Allora, i magistrati si abituino ad ascoltare gli avvocati, come sono abituati ad ascoltare il pubblico ministero. Secondo aspetto. I giudici si abituano a soppesare le investigazioni della difesa come soppesano le investigazioni del pubblico ministero. Se non gli avvocati e i magistrati si abituano ad avere un rapporto, perché in questo momento non c'è un pessimo rapporto, che presupporrebbe che è pessimo, si può migliorare. In questo momento non c'è rapporto proprio tra l'avvocato e il magistrato. In mancanza di rapporto tutto ciò che avviene e provoca errori, perché il pubblico ministero da solo non può garantire il percorso investigativo, ha necessità dell'avvocato per non sbagliare. Ecco perché dico, nei primi momenti della indagine preliminare si agita il virus dell'errore. Questo virus si propaga e sono errori giudiziari che si producono numerosi nel nostro processo penale italiano. La mediaticità fa la sua parte, anche in negativo, e quindi ne viene fuori assolutamente il caos, ne viene fuori l'ingiustizia, sentenze che saranno riviste negli anni attraverso la revisione del processo. Quindi una bomba giudiziaria, suffragata da una serie di circostanze. Uno è il giudice che non soppesa le indagini fatte dalla difesa con la stessa, non tiene l'occhio, per dire, con la stessa simpatia che ha nei confronti del pubblico ministero. E questo è un errore fortissimo, enorme da parte del giudice, usa due pesi e due misure, mi pare questo. E poi l'altro è il problema mediatico. Abbiamo fatto una trasmissione con il giudice Francioni e con altri colleghi vostri e abbiamo parlato appunto del problema mediatico in generale. Parlavamo anche del processo di Marta Russo, parlavamo di alcuni processi famosi, anche l'ultimo e non ultimo, magari quello della piccola della Gambirasio, dove un processo nasce
era ormai indirizzato in una certa maniera. Ora, Pardo, tu non hai sentito perché eri in viaggio, l'inizio della puntata, di questa puntata, dove io ho mandato un piccolo contributo ed era un brano tratto da un film, da un vecchissimo film di Alberto Sordi, che era Un cittadino in attesa di giudizio. Appunto, c'era un momento in cui l'avvocato diceva, perché lui giustamente il buon Alberto Sordi dice: ma perché mi avete arrestato? Lui non sapeva neanche i motivi per cui lui era finito in galera, quali erano le cause, poi, insomma, poi alla fine glielo dicono e dice: ma io che c'entro in questa cosa qui? E allora l'avvocato dice: beh, a volte i magistrati sono, come dire, un po' forzati dai media, come dire, da una pressione mediatica, insomma, in buona sostanza era questo che lo diceva. Oggi questa pressione la sentite voi difensori, e mi rivolgo a te, Pardo, ora, e poi naturalmente al professore Araldo Stefani. Allora, è inutile nascondersi dietro un dito, la modernità è anche questa, c'è poco da fare, cioè, l'aspetto mediatico fa parte del nostro lavoro, ormai fa parte anche del processo, perché non si può negare che di fatto incidono sulla mente di chiunque, anche del giudice, dunque una persona normale come noi, tutte quelle che sono le incidenze dei media su tutti i processi, non c'è niente da fare. Il problema è anche lì, ritorna da capo, cioè il problema è la serietà di tutti, la serietà di chi opera nel mondo della giustizia, di chi opera come giornalista anche nell'ambito della giustizia, perché è importante che anche la cronaca e anche il commento, l'approfondimento, sia sempre un approfondimento che non sia frutto di una deriva giustizialista che davvero sta creando tantissimi problemi, perché il problema, a mio parere, è tutt'altro. Io l'altro giorno ero a un convegno interessantissimo e c'erano pubblici ministeri, c'era anche il dottor Canzio, emerito presidente della Corte di Cassazione, c'erano professori e via dicendo, tutti erano d'accordo. Cioè, io sono venuto via soddisfatto di questo incontro, perché mi sono reso conto che siamo tutti impegnati quotidianamente verso quell'indirizzo che dicevo prima, cioè cercare ognuno di fare il meglio nella propria professione e impegnarsi anche in un dibattito. Diceva bene il professor Stefani poco fa, bisogna parlare, discutere. Io mi ricordo un po' di anni fa, quando il presidente della Corte Costituzionale, il professor Paolo Grossi di Firenze, che tutti conosciamo, stimolò un tavolo di incontro tra professori, quindi l'ambito accademico del diritto penale, e i magistrati, quindi il presidente della Cassazione, c'era proprio Canzio all'epoca che si occupò di questo incontro. E lì mi ricordo che ci fu un ragionamento interessante, cioè ognuno disse che era necessario rinunciare a una parte del proprio potere per arrivare a un approfondimento che fosse in qualche modo proficuo e utile per tutti. Quindi l'idea oggi sarebbe quella che ha detto anche l'altro, di stimolare dei tavoli di incontri tra avvocati e magistrati, magari proprio del foro, per esempio le corti fiorentine, trovarsi, approfondire e ragionare e approfondire e chiarire tanti aspetti, perché anche questo aspetto delle indagini difensive è un aspetto poco trattato, poco considerato. Questa è una cosa gravissima, perché quando si produce un fascino, noi non facciamo più avvocati attendisti di una volta, no? Con tutto il rispetto, per l'amor di Dio. Oggi ci sono degli strumenti giudiziari che, se utilizzati bene, quindi dall'avvocato che si impegna in un'attività di indagine, diventa importantissimo, diventa necessario addirittura in un procedimento penale, anche banale. Anzi, a volte nei processi più semplici, vedi come purtroppo, per i motivi che tutti conosciamo, l'impegno delle procure, del tanto lavoro che hanno, eccetera, tanti processi arrivano a dibattimento con poco
poco o niente dentro il fascicolo, con le dichiarazioni magari della parte offesa e basta e via dicendo. Quindi un approfondimento è sempre necessario. Ormai facciamo tutti i processi col deposito del fascicolo del difensore e deve avere la stessa dignità che l'ha a livello normativo, ma deve entrare anche nella cultura di tutti, certo, questo tipo di confronto tra gli arti, che sono arti che hanno la stessa valenza da un punto di vista proprio sessuale. Sì, perché come dicevamo appunto all'inizio, se no la giustizia è monca, come dire, abbiamo una giustizia che con un occhio un po' acefalo magari, così insomma. Eraldo, no, perché Davide, il discorso è questo, scusa se prego, prego. Ancora, no? Insisto sull'argomento. Dico, il fatto è che l'avvocato che va a parlare con il cliente, entra nella famiglia, nelle confidenze, ha un rapporto, cioè la persona che si trova a confronto con l'avvocato non è chiuso, è aperto. È aperto perché ha il suo difensore davanti, quindi si apre, quindi puoi approfondire, trovare degli sbocchi anche investigativi importanti che magari sfuggono proprio perché all'inizio c'è una chiusura da parte della persona nei confronti del pubblico ministero che viene visto ovviamente o in modo non amico, come dire, no? Quindi noi dobbiamo ricordarci una cosa sacrosanta, a mio parere, che il pubblico ministero ricerca la verità, è lui che ricerca la verità. L'avvocato è fedele al cliente e all'ordinamento giudiziario. Il giudice deve fare il giudice, cioè deve essere terzo, quindi deve valutare, non ricercare la verità. Stai attento, Davide. Certo, sì, sì, ma sto seguendo con una grandissima attenzione. La terzietà. La verità deve cercare di capire se la struttura accusatoria, quindi tutto l'impianto che è stato portato nel processo e quindi svelato agli occhi del giudice, sia sufficiente a sostenere una condanna che regga da un punto di vista interno e esterno alla valutazione di fronte quindi alla oltre, legge, oltre a ogni ragionevole dubbio, questo è il termine mi pare che viene usato. Sì, anche lì il discorso ci porta lontano, perché il fatto è ragionevole, bisogna dare una dimensione a questa ragionevolezza. Cioè, il ragionevole dubbio qual è? Questo è il punto. Nella filosofia del diritto non è proprio chiarita benissimo questa cosa qui, eh? Cioè, qual è? No, ma infatti il problema è un problema che si pone, perché il ragionevole dubbio è un dubbio che deve essere sostenuto da una ragionevolezza che deve essere sostanzialmente una prova, parliamoci chiaro, cioè deve essere un dubbio provato, non una congettura o qualcosa di questo genere. Certo. Però lì il ragionamento e lì si ritorna alla motivazione. Quindi l'aspetto motivazionale è fondamentale, no? Anche per entrare in questo ambito che è delicato, è quello del dubbio che ci può essere, soprattutto nei processi indiziari, che sono quelli che vediamo. Anche importantissimo è quello di oggi, insomma, abbiamo sentito tutti la Cassazione come si orienta, no? Quindi il problema è un problema che va affrontato e anche risolto, quindi anche a livello, si ritorna anche a quello che avevamo detto prima, cioè il fatto della innovazione, cioè la modernità porta anche inevitabilmente a una modifica del nostro sistema processuale, c'è niente da fare, bisogna affrontarla questa modernità, non si può rimanere indietro. Cioè, perché succede questo distacco tra la norma e la società? Questa è una cosa che purtroppo alla quale non può porre rimedio il giudice distanziandosi dalla giurisprudenza, quindi inserendo un argomento proprio perché lo sente personale o importante, a meno che non sia insuperabile. Ecco, allora a quel punto è utile che il giudice comunque ci metta del suo, però in generale noi dobbiamo cercare di ottenere di arrivare a un ragionamento condiviso che consenta alla difesa di sapere già che su una determinata giurisprudenza si va a un processo sufficientemente sereni di poter fare una difesa vera. Non ci si può ritrovare a una sentenza che modifica l'orientamento della giurisprudenza della Cassazione, quindi di legittimità. Io ho interpretato le sentenze ultime, anche quelle
dell'assoluzione che ci hanno fatto piacere, perché le assoluzioni sono sempre approfondimenti in positivo e ci hanno fatto piacere, però la Cassazione ha cassato una sentenza importante come quella del caso Magherini, ha cassato senza rinvio. Perché senza rinvio? La prima cosa, non avendo ovviamente letto purtroppo la sentenza, uno si domanda come mai ha fatto una cassazione senza rinvio, senza rinviare a una valutazione del merito, no? Certo. Quindi la cosa che all'uomo della strada, quale sono io, viene in mente, dico, ma la Cassazione forse si è scocciata di sentirsi ribaltare questi orientamenti da un giudice che poi magari rivaluta e col potere devolutivo che ha può rimotivare in modo diverso, capito? E quindi rifare un ragionamento. Certo. Così, no, naturalmente la Cassazione. Sono cose. Io non so come è andata lì e non voglio assolutamente dare indicazioni che possono sbagliare, però io ho la sensazione, capito? Quello che appare, perché si vede spesso che succede questo, cioè parte il processo, arriva in Cassazione e ritorna poi nel merito per un'ulteriore valutazione, con un'indicazione della Cassazione, cioè la Cassazione cassa dicendo, guardate, lo dico in parole povere, guardate che il problema sta in questo punto che è di legittimità, quindi di diritto, lo dovete rivalutare e via dicendo. Quindi la rivalutazione, se viene rifatta, viene rifatta e dovrebbe portare a una conclusione che è già indicata dalla Cassazione sostanzialmente. Certo. A volte invece vedi come la Corte di Merito poi ritorna sullo stesso argomento modificando la motivazione e quindi coprendo eventuali lacune. Questo dovrebbe essere, come dire, una regola ferrea in questo punto qui. Ora io vedo per esempio il processo della Bartolomeo, c'è un esempio pratico, il processo della Bartolomeo è andata così, della Lucia Bartolomeo che è l'infermiera di Saurisano, no? Sì, che l'accusata di aver assassinato un po' di pazienti. Sì, il marito. No, lei è stata condannata all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso il marito con una dose letale. Questa sentenza ha portato in Cassazione, con un accoglimento della Cassazione, poi è ritornata nel merito e il merito ha coperto quella lacuna che era molto grande, la coperta una motivazione, quindi a quel punto non hai più spazi di manovra. Ecco, io allora rilancio la palla al professor Stefani. Professore, caro Eraldo, che ne pensi? Ecco, il tuo giudizio in questo caso, come la mettiamo? Dunque, io sono del parere che la magistratura deve fare una riflessione per il futuro, perché senza l'avvocato la magistratura non può fare processi, senza l'avvocato preparato, corretto, non può assolutamente fare processi. Allora, agli avvocati dico, ai giovani avvocati, che devono professionalizzarsi, che devono conoscere adeguatamente lo strumento processuale che ha 30 anni, che devono prepararsi su questo strumento processuale perché il codice contiene le norme che permettono di difendere adeguatamente il cittadino. La magistratura deve tenere conto di questo aspetto e fare un cambiamento di rotta nel considerare il pubblico ministero, così come lo considera l'orientamento giurisprudenziale e le norme, come un pubblico ufficiale, come lo stesso pubblico ministero. Partendo da questo, e il legislatore ha dato anche delle indicazioni precise, perché quando un avvocato sente una persona informata di fatto, un testimone, è pubblico ufficiale, come tale il testimone deve rispondere a questo pubblico ufficiale, a questo avvocato. Tant'è vero che c'è una norma che prevede che il soggetto che dice, che afferma cose non vere all'avvocato, commette reato di false dichiarazioni al difensore. Esatto. C'è una norma analoga che è quella che riguarda il pubblico ministero: se una persona informata di fatto afferma cose non vere al pubblico ministero, viene punito con una pena fino a 4 anni di reclusione. Il legislatore del 2001 ha voluto proprio introdurre questa norma per dare indicazioni precise. Quelle persone sentite dall'avvocato sono come quelle persone sentite dal pubblico ministero. Intanto mettiamoci d'accordo su questo punto. Ecco. Io, dopo 42 anni, che ero un sostenitore dei riti alternativi, facevo molti abbreviati
abbreviati e arricchiti dall'investigazione e che portava attraverso quel fascicolo che, di cui ha fatto riferimento Pardo, il fascicolo del difensore, questo aspetto io ora lo ritengo superato, perché non faccio più abbreviati, perché non ho fiducia nella terzietà del giudice dell'udienza preliminare, assolutamente. E questa non terzietà deriva dal fatto che non si prendono in considerazione i contenuti di questo fascicolo del difensore, che è una cosa gravissima. Questo porta poi alla sentenza d'appello, che per continuità sarà uguale a quella di primo grado del giudice dell'abbreviato, e alla tassazione che si adeguerà alla doppia conculcazione. Io questa cosa, sinceramente, come avvocato, la ritengo una delle maggiori criticità della giurisdizione oggi. Quale sarà il futuro? Se non prendiamo le misure adeguate, ci saranno sempre più revisioni, perché addirittura si arriverà a far passare in giudicato una sentenza di primo grado senza fare l'appello, ma per saltum andare subito verso la revisione. Vogliamo evitare questo? Dobbiamo rapportarci in maniera corretta tra magistrati e avvocati. Dobbiamo instaurare un rapporto forte tra avvocati e magistrati, perché soltanto con questo rapporto forte si potrà cambiare qualcosa. Il cittadino ha paura della giurisdizione, ha paura della giustizia, l'avvocato in un qualche modo ha una situazione pressoché analoga, perché non fa più il giudizio abbreviato allo stato degli atti del pubblico ministero, allo stato degli atti da difesa, quelle che poteva fare un avvocato che naturalmente interpretava bene il codice. L'avvocatura è rimasta al codice del 1930, la magistratura lo vede bene questo codice del 30, perché naturalmente ha minori influenze sotto il profilo investigativo nel processo penale, e quindi vanno a non criticare un'avvocatura che è rimasta indietro culturalmente. Ma siccome questa situazione culturale è sotto gli occhi di tutti coloro che conoscono il codice di procedura penale, quindi come tale non può andare avanti così, il cittadino deve essere destinatario di un giusto processo. Questo giusto processo si avrà soltanto se un giusto avvocato, un giusto pubblico ministero, un giusto giudice si incontrano. Al di fuori di questo non c'è giustizia. Certo. Io ormai capelli bianchi, sono tanti anni che viaggio nell'ambito della giustizia. Diciamo che ho visto sia il vecchio, ho lavorato come vecchio poliziotto, sia col vecchio codice di procedura penale che con quello nuovo, no? E ricordo i vecchi processi, io ricordo, perché ero la squadra di polizia giudiziaria, avevamo l'ufficio praticamente in tribunale, quindi ogni tanto il giudice ci chiamavano per questo o per quell'altro, quindi ricordo a volte alcuni difensori che utilizzavano il vecchio sistema: signor presidente, mi appello alle attenuanti generiche e quant'altro. Insomma, mi pareva che ormai alla clemenza della corte. Ecco, la clemenza della corte, giustamente. Oggi invece voi avvocati avete un potere infinito, ma un potere giusto, perché se vogliamo, cioè significa se c'è un imputato, una persona dice io sono innocente. Però qui il legislatore potrebbe fare qualcosa su questo punto del potere. Arriviamoci. Potrebbe per esempio investire l'avvocato che deve iniziare un'attività investigativa finalizzata alla revisione, investirlo effettivamente di un potere di pubblico ufficiale e quindi consentire all'avvocato di obbligare la persona che vuole sentire, quindi da sottoporre all'esame, di obbligarla a presentarsi e quindi sottoporsi a questa funzione, perché altrimenti sono ali tarpate, sono poteri tronchi, mi si dirà, però di fatto puoi sempre invitarla davanti al pubblico ministero, ma si ritorna lì. Cioè io il testimone lo voglio sentire io, no? Giusto, perché col pubblico ministero lo voglio sentire io, voglio che si apra con me, voglio verbalizzare tutto con precisione, eccetera, tutto quanto si pare, però voglio farlo io, condurlo io l'interrogatorio, perché quella è la funzione. È svilita. Questo è un aspetto, sono d'accordissimo con quello che dice Pardo Cellini, e sono talmente d'accordo che dico che il ministro della giustizia Bonafede deve fare questo intervento per potenziare il potere del difensore, di quale pubblico ufficiale, di sentire le persone informate sui fatti nel giudizio di revisione, perché è lo Stato stesso che vuole che ci sia
è lo Stato che vuole rimediare all'errore. C'è la norma, il codice, il 630 codice di procedura penale, che dice che il lo può chiedere la revisione il condannato, un prossimo congiunto, o il procuratore del generale del luogo dove la sentenza passa in giudicato. Di conseguenza questo significa che lo Stato vuole rimediare agli errori. Allora il ministro Bonafede intervenga attraverso i suoi consiglieri, facendo veramente un arricchimento del codice di procedura penale, dando modo all'avvocato di poter pretendere al soggetto informato sui fatti di sentirlo con la raccolta di dichiarazione a mezzo verbalizzazione. Questo è il futuro, è un futuro che ridimensiona il potere dell'avvocato e il potere del pubblico ministero, perché li livella sotto certi profili, perché così deve essere, perché lo Stato vuole rimediare all'errore. In questo momento i soli soggetti che portano alla revisione sono gli avvocati, non c'è la Procura Generale che ha una sezione che rilegge i processi vecchi per fare le revisioni. Quindi tutti quei processi che recentemente in Cassazione hanno avuto la definitiva conclusione con il rigetto o il respingimento del ricorso, hanno la sola strada della revisione. Questa strada della revisione il ministro deve fare in modo che sia potenziata, ampliata. Quando penso alla prescrizione, che non può essere mai una prescrizione sine die, come in qualche modo si è letto sui giornali, una prescrizione ragionata, in questo caso deve intervenire per ampliare il potere del difensore. Ecco. In questo modo si fa un percorso adeguato. Chi lo può consigliare? Lo può consigliare gli avvocati che hanno un'esperienza, per questo mi riferisco anche a te, Pardo, e a tutti, perché condividiamo le difese, perché noi condividiamo certe difese, le condividiamo perché le facciamo insieme, perché l'arricchimento anche di fare insieme un percorso è importante. E fa la differenza tra l'avvocato che solitario fa un percorso e l'avvocato che invece condivide con altre menti, con altri avvocati, il percorso. Dobbiamo muoversi su questa strada, perché non c'è alternativa a questa strada per dare giustizia al cittadino, perché altrimenti perde per strada tutte le garanzie. E questo percorso è destinato è come una barca, arriverà al naufragio perché non c'è strada alternativa. Si infrangerà contro uno scoglio, è ovvio, se non c'è, come dire, una. Ecco, ora naturalmente mi dice la regia che avremo un altro brano musicale dopo. Intanto però vi lancio, come dire, una provocazione. Io, sapete, sono provocatorio nell'ambito del mio lavoro, del vostro in generale. E la provocazione è questa: ritenete, parleremo anche, o ritenete sia giusto o non giusto parlare anche in questo caso della prescrizione, sentite che parolaccia, prescrizione, dobbiamo spiegare però al pubblico, perché noi abbiamo dei professionisti, quindi anche avvocati che, come voi, che ci stanno seguendo, ma c'è la maggior parte della gente che sono cittadini comuni, e la frase, il vocabolo prescrizione, cioè che vuol dire? Quindi lo spiegheremo. Io lancerei subito il brano musicale, che in questo caso è Vietato morire, chissà perché, di Ermal Meta. E brano musicale, dopo rientriamo e parliamo di questa provocazione sulla revisione, sulla prescrizione, pardon. Ermal Meta. Bene, rieccoci qui in studio, siamo rientrati nella trasmissione Giallo Criminale di Radio Caffè Criminale. Abbiamo stasera due esponenti, due grandissime professioniste, il professor Eraldo Stefani e l'avvocato Pardo Cellini, che tutti conoscete, sono persone che, dei professionisti che in ambito dei tribunali, della giustizia, insomma, sono persone che hanno fatto veramente la storia dei processi penali. E io ho lanciato una provocazione prima sia al professor Eraldo Stefani che all'avvocato Pardo Cellini. La provocazione era la prescrizione. Bene, io provo a spiegare così con parole mie, quindi come se lo spiegassi a me stesso, perché sono una persona molto alla mano, semplice, capisco poco, quindi cerco di spiegare le cose come meglio mi riesce. Cioè, cos'è la prescrizione? E la prescrizione è quell'istituto, correggetemi se sbaglio, è quell'istituto che mette in condizione, come dire, un imputato a non essere, come dire, sottoposto a processo sine die, quindi fino a in eterno. La legge dice, bene, un processo deve, secondo il tipo di processo, ha un inizio e deve avere una fine, in tempi ragionevoli. Ora, in questo caso, la prescrizione deve essere lunga, deve essere breve, anche perché dobbiamo parlare anche delle vittime, non soltanto dell'imputato che può, come dire,
venire assolto dopo un certo periodo di tempo, perché sappiamo tutti benissimo che si cerca, come dire, alcuni imputati anche piuttosto famosi si sono difesi più che diciamo nel processo, si sono difesi dal processo utilizzando questa formula che è quella della prescrizione. Provocazione, ecco. Professore, caro Eraldo, che ne pensi? La prescrizione deve essere breve, brevissima, lunga, lunghissima? Come deve essere questa prescrizione? La prescrizione deve essere vista nell'ottica di un tempo giusto, perché si devono fare i processi. Ma attenzione, la parte ultima che tu hai trattato, il discorso del fatto che sembra che vi siano avvocati che si difendono al processo. Ma se non troviamo giustizia neanche in un abbreviato arricchito, dove l'avvocato ha portato investigazioni inconfutabili in aggiunta a quelle del pubblico ministero, è chiaro che uno si difende al processo. Quando ho detto prima, io non farò più giudizi abbreviati, ecco, quella diventa una difesa al processo. Il codice processuale penale, entrato in vigore 30 anni fa, voleva che soltanto nel 5%, nell'8% dei procedimenti penali si dovesse andare a dibattimento, che i restanti si dovevano concludere nella fase procedimentale. Oggi nella fase procedimentale non si concludono più, perché non c'è più fiducia nella giurisdizione. Questo è un punto cruciale, per cui io sono uno che vuole che la prescrizione consenta l'ordine dei processi. Anche i magistrati ovviamente devono impegnarsi, ci sono quelli che lavorano di più, quelli che lavorano di meno, e bisogna anche gli avvocati, sono quelli più corretti, quelli meno corretti. Dobbiamo tutti cambiare e iniziare un percorso anche di un'etica comune. Possiamo fare anche dei protocolli tra avvocati e magistrati perché si celebrano i processi. Noi lo potremmo fare a Firenze e nelle varie altre sedi. Naturalmente questi protocolli servirebbero innanzitutto a capirsi, a rispettarsi e a osservare insieme delle regole concordate. In questo ci può stare una parte di futuro del processo penale in Italia. Certo, sì. Pardo, sì. Processi brevi, brevissimi, prescrizioni lunghe, prescrizione corta, prescrizione, come dire, short o no? Ma senti, io credo che si continui inesorabilmente a curare un malato che sta veramente malissimo. Si continua a fare progetti, a fare interventi che non risolvono il problema giustizia, non lo risolvono. Oggi c'era, per esempio, a Roma l'incontro delle camere penali. Io credo si debba partire da lì, cioè dal fatto che il trait d'union con la magistratura, tra avvocato e magistratura, è il mondo accademico, tant'è che all'incontro romano c'erano 20 professori universitari di diritto penale, quindi il massimo dell'accademia di diritto penale. Questo perché? Perché probabilmente è proprio attraverso questo passaggio che si potrà finalmente arrivare a un incontro tra avvocati, magistrati e professori, quindi tutti i giuristi impegnati in questo mondo complicato. Io non credo che con la prescrizione o togliendo la prescrizione in appello si risolvano i problemi, perché si è visto che tantissimi processi muoiono prima di iniziare, cioè sono già prescritti nella fase di indagini preliminari. Io ho letto questi dati, che non sono dati inventati dalle camere penali, come è stato detto, sono dati che si trovano su internet, per dire in generale, no? Uno va a vedere quanti sono e le percentuali sono altissime. E poi in una fase anche successiva, in primo grado, per altri motivi che sono conseguenti all'impegno, capito, delle indagini e via dicendo. Quindi io non credo che togliendo il termine prescrizione di fatto si risolva magicamente il problema della giustizia. Tutt'altro, il problema della giustizia sono la mancanza di organico, ecco. Le cancellerie che sono ormai soffocando, cioè tutti questi, e anche la magistratura che dovrà essere integrata con nuovi magistrati preparati, con
il sistema dell'udizione giudiziario e via dicendo, però non è che puoi fare un'infornata così di magistrati. Il problema è un problema serio, perché il magistrato è una delle professioni più difficili di questo mondo, però di sicuro l'aspetto della prescrizione è veramente una cosa che non mi trova per niente d'accordo, perché non si può rimanere in eterno sotto processo. Certo. È una cosa che è contraria proprio ai diritti fondamentali. Noi lo sappiamo cosa significa stare sotto processo. Già quella è una condanna, perché rimani per anni con una spada sulla testa, capito? Non è possibile, questo è una cosa incivile. Un paese civile non può consentire una cosa del genere. Ecco, quindi i processi vanno fatti, e vanno fatti alla svelta, quindi aumento del personale. Col tempo che ci vuole, non alla svelta, col tempo che ci vuole. Col tempo che ci vuole, perché ogni processo ha... Perché non è che si può anche... dire che i pubblici ministeri non fanno, non è quello il punto, il problema è proprio un problema organico. E perché, e qui ti lancio io una provocazione, caro Davide, sì. Il problema è che non si può capire che il diritto penale deve essere un diritto penale minore, cioè io sono a favore del diritto penale minore, noi fino ad ora abbiamo parlato di aspetti di diritto processuale, quindi del rito. Ma a livello sostanziale, cioè di codice sostanziale, codice di merito, di fatto è un problema ancora più grave, perché io non posso fare i conti tutti i giorni con 36.000 ipotesi di reato, non è possibile, questo è un paese che ha 36.000 ipotesi di reato, no. È una cosa inammissibile, non si può, io vedo che ormai c'è una bandata, no? Una deriva, proprio una sbandata totale. Io a volte le persone mi vengono a dire, dice avvocato, non mi ha pagato tizio, allora facciamo la denuncia. Cioè ormai è tutto penale, tutto esatto. Sì, mi pare si sia un po' esagerato in questo caso. Bisogna andare verso un diritto penale minore, cioè minimo, diciamo, non minore, minimo. Minimo. Minimo, cioè diritto penale minimo. Io sono a favore del diritto penale minimo. Sì, quindi. Quindi le questioni importanti vanno trattate severamente in modo serio e approfondito, però bisogna ridurre questo numero di reati in Italia perché non ha senso, e quindi, riformare il codice sostanziale. Ecco, quindi parziale revisione del codice di procedura penale e altrettanto parziale revisione del codice penale, mi pare di capire, quindi di rendere alcuni reati meno importanti, quando in realtà, ecco, come dire, non mi paga. Però è difficile, Davide, è difficile, carissimo Davide, perché il nostro è un codice fatto di novellazioni continue, modifiche continue, cioè ormai è una costruzione, come dicevo prima, cioè si continua a voler curare questo malato terminale che è il processo penale, si vuole curare con questi interventi, no? Che poi danno soddisfazione magari alle persone, perché c'è una sensazione così di sicurezza, ma non ci dimentichiamo che aumenta la domanda di sicurezza, l'aumento della domanda di sicurezza diminuisce la libertà inversamente proporzionale, capito? Cioè più chiedo sicurezza e più la conseguenza è quella del legislatore che aumenta le pene e aumentano i reati, aumenta l'ipotesi di reato della norma. Quindi secondo me anche questo è un problema che va valutato, e poi andrebbe quindi non curato questo malato terminale, ma seppellito e quindi orientarsi su un neonato che finalmente sarà sano e sarà il frutto anche di questo approfondimento complessivo di tutti quelli che operano, i giuristi che operano nel mondo della giustizia, e condurrà verosimilmente al miglior sistema possibile a livello processuale. Nel sistema, nell'ambito del non del rito ma del codice sostanziale, quindi del codice penale, bisognerebbe adeguarlo a quello che è la società, la domanda della società. Esatto, una riforma che si adegui alla società, ai tempi, soprattutto ai tempi. Io non posso pensare che un furto di tre mandarini perché
di fatto c'è il furto aggravato, perché i mandarini erano espulsi. Un bel 625 con l'aggravante, magari con le frazioni. L'aggravante è più dei 3 anni, mentre invece il pediatra di turno, chiunque si voglia dire come esempio, non voglio assolutamente fare riferimento a nessuno, però se succede una disgrazia e un pediatra gli muore una creatura perché ha lavorato, c'è una responsabilità colposa, di fatto si va intorno agli 8 mesi, capito? Cioè è evidente che il nostro sistema oggi, la gente dice, ma com'è possibile una cosa di te? È possibile, perché siamo sempre in un codice fascista, che indipendentemente da come uno la pensa, però di fatto è questa la realtà. Quindi ancora il vecchio codice Rocco si continua, come vecchio, dire? Il vecchio codice che ancora oggi è quello, capito? Quindi si guarda più all'aspetto dell'ordinamento, quindi reati contro l'ordinamento e i reati contro la proprietà privata. La persona è meno considerata, perché era quella la storia, era quello il periodo storico, quindi indipendentemente dalla valutazione politica, capito? Cioè l'aspetto è che non è aderente a una realtà del 2018. Quindi facciamo, ecco, altra provocazione che rilancio, poi lancio al professor Stefani: un codice penale con scadenza, come dire, come lo yogurt, dopo tanti, da un certo periodo in poi scade, rifacciamo. Eraldo, che ne pensi? Un codice penale che va rivisto, naturalmente. Ora, sono d'accordissimo, il codice penale deve essere rivisto, è datato, è fuori dai tempi, la società è una società veloce, tecnologica, dove si investiga con velocità, dove si giudica con velocità, dove si sbaglia con velocità. Io sono un sostenitore che il codice di procedura penale è una legge di civiltà giuridica che abbiamo in questo paese, dobbiamo essere entusiasti, purtroppo non applicata, purtroppo frutto di una cultura, ostacolato da una cultura giuridica che è rimasta quella del 1930, con un codice invece attuale simile a quello dei paesi di common law, di ispirazione accusatoria. Ma al cittadino che si sente in questo incontro, io penso che si debba dire che si deve continuare ad avere ottimismo, fiducia, ma anche spingere i propri legali a fare le revisioni, perché presto avremo un numero di revisioni così elevato, ma non per casi vecchi, datati, cosiddetti coltesi, ma proprio anche come estremo rimedio, dare quel filo di speranza a chi non ne ha più, perché ma sono passati tutti i gradi attraverso la revisione. Arriveremo a numerosissime revisioni, appena si sarà riusciti a creare l'avvocato revisionista, perché non c'è, gli avvocati non hanno mai fatto una revisione, sono in difficoltà a fare una revisione, bisogna creare i presupposti perché l'università, proprio quella che citava Pardo, sia un'università aderente ai tempi, insegni l'istituto della revisione, si soffermi sulla metodologia delle investigazioni difensive, che non è mai così focalizzata dai processual penalisti delle diverse università. Certo. Questo è fondamentale per creare i presupposti di un futuro, naturalmente, che abbia minori errori. Andando tempo fa in un carcere, feci delle domande alla polizia penitenziaria: ma secondo voi quanti sono persone innocenti in carcere? E mi è stato detto il 40%. È una cosa, una realtà inaudita, fa dormire la notte. Appunto. Noi dobbiamo sensibilizzare tutti i cittadini che hanno problematiche con la giustizia, che sono arrivati al termine di un percorso con la Cassazione, che magari ha rigettato, respinto il ricorso, che credano nel futuro attraverso la revisione, quella revisione che dovrebbe fare il procuratore generale, cui alludevo prima, la facciano gli avvocati. Prepariamo, caro Pardo, noi gli avvocati revisionisti, diamo una mano a chi non ha mai fatto una revisione, cerchiamo di interagire per creare i presupposti perché in questo paese vi sia una giustizia più giusta. Chiaro, il codice va cambiato, quello penale, ma sotto il profilo del codice di procedura civile, di procedura penale non si tocchi. Io quando sento che si riguarda il codice penale mi dico, ma chi ha il ministro come consigliere per poter pensare ad un percorso così abnorme? Toccare questa legge di civiltà, che è un qualcosa di fantastico, dove sono tutte le norme per la vittima e per il soggetto indagato. Quindi io penso che si debba andare verso una direzione unica e che la magistratura lo comprenda, perché naturalmente di queste revisioni poi dovremo chiedere conto, perché non è possibile che si possa con facilità
fare errori, perché gli errori non si devono fare, non si devono fare perché ci si deve preoccupare, perché si deve essere prudenti, perché si deve applicare il codice, si deve dare rispetto a tutti e si deve ascoltare. Manca il valore dell'ascolto, manca questo grande sentimento. Non si ascolta l'avvocato, e non ascoltando l'avvocato, quando l'avvocato è portatore di un supporto investigativo, si perde un'occasione per non fare errori. Io guarda, appunto, da vecchio ormai, come dire, calpestatore delle aule di giustizia, ricordo, non farò il nome, ricordo un giudice in udienza che dormiva, una volta si diceva, cioè, il sonno del giudice non è proprio un sonno, un modo, ma proprio dormiva, russava, quindi io ricordo l'avvocato che parlava e questo è il giudice che dormiva. All'epoca c'erano i giudici, era il giudice noioso. Sì, no, perché perché a volte si possono fare meno errori dormendo. Beh, questo è vero, questo sicuramente, errori dormendo, questo no, è vero. È una battuta, dai. Ora, prima che voi mi trascinate in giudizio, perché poi io ho sottratto il professore Araldo Stefani alla pizza. Ah, perché è un vero piacere. Lo so, però insomma alla fine mi troverò, come dire, imputato di chissà quali reati. E naturalmente anche l'avvocato Pardo Cellini, che ancora anche lui non ha cenato. Onestamente neanche noi qui abbiamo cenato, però insomma noi siamo, come dire, la causa del male e non certamente voi non lo siete. Allora, prima che complimenti alla radio e complimenti per la trasmissione, e andiamo avanti, crediamo. Io vi ringrazio. Bene, allora mandiamo un brano musicale, poi se vogliamo altri 10 minuti per non tediarvi, altra provocazione, ma secondo voi i giudici popolari, altra nota dolente, sono fondamentali, fossero tutti i giudici popolari, perché la giustizia si fa il nome del popolo italiano, più popolo c'è e meglio è. Bene, allora mandiamo avanti il brano musicale, dopo parliamo dei giudici popolari, poi ci avviamo davvero la chiusura e andiamo tutti a mangiare. Dunque il brano che mi dice la regia è Lo sai da qui dei Negro Amaro. Lo sai da qui. Bene, rieccoci in studio, Lo sai da qui e Negramaro. Stasera abbiamo una puntata che potrebbe durare delle ore, ma come sempre bisogna limitarsi, ma ripeteremo sicuramente questa puntata con il professor Araldo Stefani e l'avvocato Pardo Cellini, che sono dei fiumi, io non mi stancherei mai di stare ad ascoltarli, perché sono bravissimi, cioè, poi hanno un modo di spiegare le cose che le capisco io, quindi le capisce chiunque. Eraldo, io ho lanciato provocazione prima, abbiamo detto giudice, poi andiamo a mangiare davvero, quindi ci abbiamo davvero la chiusura, giudice, facciamo un giro, quindi brevemente, giudici popolari sì o giudici popolari no, visto che parlavamo di un codice Rocco, un codice fascista, perché mi pare che la nascita di questo istituto sia tipicamente nel periodo del codice Rocco, quindi giudici popolari sono importanti o non lo sono, o meglio subiscono qualche influenza i giudici popolari? Allora, i giudici popolari sono non utili di più, perché naturalmente la giustizia, la sentenza viene emessa in nome del popolo italiano ed è giusto che ci sia il giudice popolare per quei fatti, reati gravi. Io lo estenderei anche per altri reati, capito? Perché non soltanto per i reati gravi deve esserci la giuria popolare, ma dovrebbe essere estesa. Avremmo una giustizia migliore, avremmo una giustizia più neutra, avremmo una giustizia che potrebbe veramente affrontare quei temi relativi per esempio al processo indiziario, che meriterebbe trasmissioni, quando facevo il riferimento al giudice Francione, perché è chiaro che il processo indiziario è di per sé portatore di errori. È inutile che si dica che se ci sono molteplici, univoci, concordanti indizi, si ha la possibilità di arrivare alla prova della sentenza e quindi sotto questo filo condannare. È sbagliatissimo perché gli indizi sono i parenti delle prove, e quindi la prova è una cosa e l'indizio è ben altro, è molto meno. È inutile che si sommino, rimangono sempre indizi. Quando ci sono nel processo soltanto parenti, dobbiamo fare attenzione. I giudici popolari sono sensibili all'analisi del fatto, per cui è sempre più necessario la loro presenza. Tant'è vero, i processi che io ho fatto con i giudici popolari sono quelli nei quali ho apprezzato maggiormente la disamina della giustizia.
Dice è vero che possono essere, naturalmente hanno un contatto con i giudici togati, ma hanno anche un contatto con l'avvocato che gli spiega che cos'è l'indizio. È inutile che poi le corti, i magistrati a volte cercano di impedire che l'avvocato istruisca su alcuni aspetti, glielo diciamo noi, cioè, voi glielo dite, ma glielo dico anch'io come avvocato che cos'è l'indizio e che cos'è la prova, capito? Quindi sono utilissimi per il futuro, quindi una giustizia dei giudici popolari senz'altro sarà una giustizia migliore. Certo, certo, quindi un indizio più indizio fanno tre indizi, ma non fanno certamente una prova. Anche se... l'Agatha Christie lo diceva, ma non è... Certo, come... è la stessa cosa un po' quando si parla dell'arma, quest'arma, questo coltello è compatibile con l'arma del delitto. Ma che vuol dire compatibile? Compatibile vuol dire tutto e niente. È un modo, secondo me, anche da parte dei periti, io lo sapete, sono perito, quindi so anch'io che, come si può utilizzare questa frase. È una frase che non vuol dire niente, assolutamente niente. Volevo dire una cosa che riguarda quello che hai detto tu poco fa a proposito del DNA, della portata del DNA. Sì. Sì, ma bisogna rispondere bene a come, quando, perché, perché bisogna capire questi aspetti, altrimenti anche il DNA, capito, si presta a più interpretazioni. Bisogna lavorare molto perché questa prova venga considerata prova regina, perché attualmente non è assolutamente una prova regina, certo, è tutt'altro, certo. E lascia veramente dubbi sulla apprezzamento che a volte si fanno nelle sentenze al DNA come una prova forte. Sì, non è una sì. prova forte. No, non è. Non lo è, non lo è. Io ritengo appunto che sia faccia, come dire, la sua parte da regina all'interno del processo, ma non è certamente la prova regina, come dire, tout court. Posso, ora io mi scuso, bisognerebbe che mi assentassi. Certo. Vi ringrazio molto per questo incontro, lo starei immediatamente ora, mi fa piacere ritornare su questi argomenti con Pardo Cellini, con te Davide Cannella, certo, che noi... sei una persona di grande esperienza, andiamo avanti e che la radio venga ascoltata, perché ci aiuterà moltissimo anche noi operatori a non demordere sulla volontà di creare sempre per il paese. Lavoreremo per questo, Eraldo, noi ti ringraziamo davvero di cuore qui in redazione, ti abbiamo ascoltato con grandissimo interesse. Io saluto anche Pardo e un abbraccio, che ti vediamo spesso. Saluto. E sono contento di averti conosciuto. Grazie per me lo stesso, ciao, grazie. Bene, Pardo, a tutti. Così lanciamo anche a te l'ultima domanda, dopodiché tutti a mangiare la pizza, chi va a mangiare la pizza, chi mangia gli spaghetti. No, vabbè, insomma, lo spaghetto, qualcosa ci vuole, sennò addio. L'ultima domanda, che è la stessa che ho fatto al professore. Sì. Giudice popolare, allora, sì o no? Allora, il discorso dei giudici popolari è importantissimo, è che per i reati più gravi viene previsto proprio questa giuria popolare, che però è governata dal presidente e un giudice ad latere. Quindi sono due magistrati che comunque governano giustamente questo processo lasciato. Abbiamo Eraldo che è entrato al ristorante, lo sentiamo. E quindi, in diretta, forse è rimasto collegato, vabbè. No, ci sono, vi saluto, ho sentito bene quello che ha detto. Ah, ecco. No, ci sono, concordo appena. E quindi dicevo questo, cioè io penso che sia assolutamente opportuno che si migliori ancora, sono d'accordo con quello che diceva il professore poco fa, cioè che andrebbero allargati anche che questo tipo di giudizio vada allargato anche per, è previsto per altri anni. Però io ho una domanda per la punta, se un giudice popolare si orienta in modo diverso dal pensiero del presidente, che cosa accade? E rimaniamo con questa rimaniamo con questa domanda. Rimangono molto in camera di consiglio e non decidono fino a quando qualcuno non cede. Fino a quando qualcuno non cede. Sì, segreto, vengono chiuse a chiave, capito? No, e a volte sono sentenze lunghissime proprio per questa ragione, perché i giudici popolari sono discordi dai giudici locali. Conclave, no? Come in latino era. Uno ci pensa, poi è chiaro che non conosciamo la segretezza della Camera di Consiglio, ma si può presumere che sia questa la ragione. Certo. Bene. Signori, io.
Io continuo, vi ringrazio davvero di cuore, la redazione tutta vi ringraziano e ringrazio il pubblico stasera numerosissimo che è stato all'ascolto del nostro programma. Rinnovo la puntata per i prossimi venerdì. Noi siamo ormai periodici, il venerdì è per noi il giorno adatto per questo tipo di diretta e per gli appassionati, per i professionisti, per, insomma, noi cerchiamo di fare della radio una trasmissione radiofonica come dire, a tema, come dire, in una modestamente culturale. Io mi avvalgo, come dire, della professionalità di grandi professionisti tipo il professor Eraldo Stefani, Pardo Cellini, i giudici che sono venuti nel passato, altri avvocati, dei genetisti, insomma, più, chi più ne ha più ne metta. Quindi grazie di cuore a tutti. Vi auguro buon appetito e a presto di sentirci. Ciao a tutti. Avete ascoltato Giallo Criminale, il nuovo format radiofonico di Radio Caffè Criminale, prodotto ed ideato dalla Falco Investigazioni. Vi auguriamo buon proseguimento di serata. State ascoltando Radio Caffè Criminale, Falco Investigazioni, sede principale Lucca. Per info, telefono 0583 49 03 40 oppure visita www.falcoinvest.it.